Buongiorno, buon pomeriggio, buon. Cosa si mangia oggi a casa senza anima? Risotto alla cantonese fatto in casa. Magari in ultima di questo video sopra vi metto il video come fare a farlo, vabbè che è una roba semplicissima, ma avevo fatto la video ricetta come lo faccio io, il riso alla cantonese. A parte buon appetito. Avevo preso gli ingredienti per fare l'insalata di riso, vi dico la verità. Avevo preso la fetta di prosciutto da tagliare, le uova, vabbè, ce l'ho sempre in casa, i piselli ce li avevo, però avevo preso la roba per fare, volevo fare l'insalata di riso. Poi, siccome che in questi giorni a Napoli, lo sapete che ve l'ho detto, gli sto facendo il riso bollito e col pollo, perché appunto ha problemi intestinali. Ah, mi avete chiesto cosa gli do l'altro ieri, che è queste. Che mi avete chiesto che probiotico gli davo, è questo, Florentero, questo qua. Io col peso su 1,5 al giorno gliela do. Appunto, volevo far quello. Poi, siccome che sto facendo appunto il riso, tutti i giorni lo faccio la mattina, che duri per pranzo e cena. Col pollo ho fatto un po' troppo riso, ho detto vabbè, sai che faccio? Faccio il riso alla cantonese. Ormai il riso era già cotto, ma era cotto troppo che non era buono per fare un'insalata di riso. Ma l'insalata di riso a me piace col riso un po' al dente. Invece questo si può anche un po' notare che è un po' troppo cotto, perché a lui lo faccio cotto tanto. Perciò ho detto, sai che faccio? Mi faccio un riso alla cantonese, perciò un uovo strapazzato, ho tagliato giù un pezzo di fetta di prosciutto comprato, un po' di piselli e basta, non gli ho messo altro, no, non c'è altro. E perciò buon appetito. Poi l'ho fatto saltare in padella un attimo con un filo d'olio, ma proprio un filo. E l'ho fatto. Comunque, vi metto in ultima sopra la ricetta. Io solitamente l'inverno lo faccio spesso il riso alla cantonese perché mi piace tantissimo. L'estate no. Però in inverno ne faccio una bella padella che mi duri anche 2 giorni. Io lo amo il riso alla cantonese, vi giuro. È buono anche freddo. Difatti questo diciamo che è tipo insalata di riso perché è freddo. Perché l'ho cotto e fatto ancora tipo 2 ore fa, ancora stamattina, tipo alle 10, è quasi l'una di pomeriggio, lo sto mangiando adesso, non l'ho riscaldato, eh. Perciò diciamo che è riso alla cantonese freddo, diciamo che è riso cinese freddo, invece di un'insalata di riso. L'apple tu no, c'è il tuo, te l'ho già dato e hai già mangiato. Non ti posso dare niente. Hai già mangiato il pollo e il riso? Buono. Anche freddo è buonissimo, vi devo dire la verità. È proprio buono. I piselli sono un po' duri, sono del penny. Sono i piselli quelli nel cosino piccolino, non la latta grande. Però non è che mi piacciono tanto perché tendono a essere troppo duri. Cioè, voi non lo vedete, però vedete che anche, cioè, dovrebbe essere teneri. Vedete che anche se schiaccio, cioè, vedete quanto sto schiacciando? Ecco, adesso si è rotto, ma è duro, cioè, è praticamente crudo. Piselli proprio praticamente crudi sono. Li ho presi al penny, sono tre. Tipo quelli della Valfrutta in tre cosini piccoli, perché non prendo quelli grandi, mangio solo io, capito? Però non sono buoni. Sono troppo duri. Sono sveglia dalle 5 stamattina, perché purtroppo
Ormai ci ho preso di quegli orari che non vi dico, cioè mi alzo 4 e mezza, 5 del mattino, non dormo più, cioè dormo quelle 2 ore magari di notte, dalle 2 alle 4 e mezza, 5, dopo mi sveglio e non dormo più. Infatti stamattina è 5 e mezza, meno 20 alle 6, ero già giù con l'apo, ho portato giù l'apo e già cominciava il caldo. No, non ho il pennacchio. Ho tirato su così i capelli. Anche oggi è una giornata da morire. Speravo lunedì che avevano messo pioggia, invece non ha fatto niente. Niente. No, l'apo è inutile, non ti do niente, basta. Mamma mia, che duri sti piselli. No. Speravo, vi giuro, che un po' cambiasse, però ho visto stamattina che addirittura c'è un'altra ondata di super caldo che sta arrivando. Più di così. Cioè, ma veramente più di così. Cioè, anche no. Cioè, io vi dico, sto attaccando una lavatrice al giorno, tutti i giorni, alle 9:30 di sera, così attacco la lavatrice perché mio figlio al lavoro si porta 3 magliette e 2 paio di pantaloni. Perché ogni tot si cambia, specialmente la maglietta, perché è talmente caldo, suda talmente caldo che la maglietta è bagnata. Perciò se la cambia e alla sera, tutte le sere poi quando arriva a casa, c'ha i pantaloni da lavare, 3 magliette tutti i giorni, perciò io prendo, lavo. Vi dico la verità, guardate, prendo 9:30, lavo, che così io mi faccio la doccia. Butto tutto dentro, anche la mia roba, tipo il vestito qua. Butto tutto dentro. Quando sono le 11 vado fuori, stendo. La mattina, 7:30, 8, vado fuori e tiro su già tutta la roba asciutta. Che così mio figlio la può riportare al lavoro sempre le stesse magliette, capito? Perché sono sempre quelle che vanno e vengono. Ah. Perché da morire si suda. Io mi lamento che sono a casa con l'aria condizionata. No, non ho nemmeno il diritto di lamentarmi. Perché sono quelli che sono fuori che lavorano che devono lamentarsi, non io. Io mi lamento perché sono una lamentona, perché sapete che io soffro molto il caldo, però non avrei nemmeno il diritto di lamentarmi, ve lo dico perché, cioè, sono quelli che lavorano che si devono lamentare. Non io che sono a casa. Però qua non tende proprio a fare una pioggia, niente. Oh. Per i prossimi 2 settimane sono sempre sui 40-39 gradi che segna. Mamma mia. Da morire. C'è dentro una tua carotina, Lapo. Già questa te la posso dare. La carotina. Sa come c'è finita dentro? Che a lui gli faccio il riso stracotto con dentro il pollo. Tutti i giorni faccio 100 grammi di pollo con dentro 120 grammi di riso. Lo cucino la mattina, il riso col pollo. Quando è quasi finita la cottura, proprio 2 minuti prima, gli gratto giù la carota. Li gratto giù, che
che rimanga non molliccia, che rimanga un po' croccante. E poi con quello divido pranzo e cena, metà pranzo e metà cena. Sarebbe da dargli o la carota o la zucca. Solo che qua la zucca non l'ho trovata, non c'è. È una roba più che altro invernale. Perciò ho preso le carote, ne ho prese tre qua al mercato dei bangladini qua. E li grato dentro proprio un pezzettino di carota al giorno. Solamente per lui. Perché gli sto dando solamente il pollo tutti i giorni e il riso fino a che non si sistema con l'intestino. Poi gli sto dando lì le pastiglie lì, probiotico. Può darsi che sia anche il caldo, perché soffrono tanto anche gli animali, mamma mia. Soffriamo noi. Figuriamoci loro. Non ho neanche preso il bicchiere. Aspettate che bevo. Ok. È calda anche l'acqua ormai. No, piano, lapo. Sei matto? Non ti do niente. Ti ho dato la tua carotina che ne ho trovato dentro un filetto che è capitato dentro qua. Ma non ce n'è più. C'era solamente un filetto della tua carotina. Però tu hai già mangiato. Hai già mangiato il tuo. Dovrei andare dal medico. Dovrei andare. Sto rimandando. Non perché sto male, per carità. Però volevo farmi fare un po' di visite, un po' perché è una vita che non mi faccio le analisi del sangue, no? Sono anni che non le faccio. Avrei le visite proprio quelle solite che bisognerebbe fare, capito? C'ho le ricette. Vabbè, me le ha fatte Giovanni l'ultima volta che è andato per lui per il braccio, me le ha fatte lui. Anzi, la pastiglia non ho preso, l'HD. Dov'è? Vedete adesso che mi viene in mente delle ricette a pastiglia, non ho preso. Però vi dico la verità, a parte che farei fatica ad andarci, perché, cioè, col caldo morirei, perché non è che ce l'ho sotto casa, cioè, non è distante, però è a un 500 metri da casa, capito? Io morirei, con questo caldo qua veramente mi ricoverano. Poi farei fatica con l'apo perché non è che me lo posso portare a casa da solo, non sta, perché a casa da solo non sta. Mio figlio va via alle 9 un quarto di mattina e torna alle 8 e mezza di sera. Come faccio? Sto rimandando sempre. Andrò quando è più fresco. Cioè, ripeto, non è che devo andarci perché sto male o qualcosa. Volevo io andare a farmi le analisi del sangue. Ci avrei il pap test, mammografia, le cose classiche che bisognerebbe fare, che mi sono trascurata molto perché non le ho più fatte. Devo per forza farle, capito? Però ormai aspetto che venga più fresco, perché io così proprio non ce la faccio, è troppo caldo, proprio io sto male fisicamente. Volevo andare, domani devo per forza uscire, perché devo andare in farmacia, devo andare. Domani vediamo se magari nel ritorno mi fermo dal cinese.
Sia il ristorante c'è che il cinese, fermi lì. Ce l'avevo qua. Qua dove abito io c'è di tutto, non è che mi devo lamentare, però domani devo provare dei cinesi. Che devo comprare i calzini a mio figlio perché c'hanno i buchi, quelli che uso per andare al lavoro, perché usa le scarpe antinfortunistiche, no? E sulla punta che sono dure c'ha i buchi. Non gliele aggiusto nemmeno perché poi aggiustandoli ti resta il duro che le hai aggiustate, non sono comode. Faccio prima qua il negozio di cinesi che con 5 euro ne prendo 6 paia di calzini, capito? Prendo quelli. E io sto prendendo pezzi ovunque. Magari mi fermo dal cinese degli studenti che è lì attaccato. Sapete quello che vi dico sempre, che ogni tanto vado, mi fermo a prendere qualcosa del cinese. Perché al giovedì c'è tutto scontato al 45%. Perciò paghi una fesseria. Tipo gli spaghetti di soia li paghi 3 euro. I voltini paghi 1 euro, paghi pochissimo. Non mi ricordo se è il giovedì o il venerdì, però, capito? Domani che devo uscire, guardo. Se è domani, che è il giovedì, mi compro qualcosa dal cinese. C'ho proprio voglia di mangiare tipo i spaghetti di soia, gli voltini primavera, così. Se c'è lo sconto del 45%. Ma già senza sconto li paghi pochissimo, perché non paghi tanto. Domani mi compro qualcosa, dopo magari vi faccio il video. Mangio insieme a voi, anche perché è brutto, sto sempre a mangiare da sola, se no. Almeno mi faccio compagnia da sola parlando con voi. Perché a pranzo sto sempre qua da sola. Perché appunto Giovanni non c'è fino a sera. È brutto perché sono sempre qua da sola in casa. Capito? Perché lui va via la mattina, viene a casa la sera e stiamo sempre qua, io e Lapo. Fuori non andiamo perché è troppo caldo. Dove vuoi andare? Siamo sempre qua. Una volta che hai fatto quattro mestieri di casa, che sono sempre le solite cose, cazzo fai fino a sera? Domani devo uscire, ma vado fuori presto. Vado fuori quando sono le 8, 8 e mezza, presto. E torno subito. Non porto neanche l'app, vado fuori io da sola. Tanto Giovanni parte 9 e un quarto, 9 e mezza più o meno, perciò apre alle 8, 8 e mezza. Cioè vado fuori presto. Però non so il ristorante se è aperto a quell'ora lì, se fanno da mangiare. Vabbè, domani vedremo. Domani vedremo. No, casomai se prendo faccio il mukbang con voi. Che mi fate compagnia a mangiare, che così mi sento un po' meno sola a mangiare qua da sola, capito? Parlo con voi, anche se voi mi ascoltate dopo che ho mangiato. Però io già fare il mukbang, no? Così parlato, mi sento un po' meno sola, capito? Mangio con voi parlando e mi sento un po' meno sola, che vi devo dire. Non è che soffra di solitudine, però. No, amore. Niente, ragazzi, io vi saluto, vi mando un bacio. Se vi va, lasciate un like, iscrivetevi e ci vediamo domani. Ciao!